Ciao a tutti amici e bentornati a questo nuovo video. Bene, come potete vedere qui dalla presenza del nostro caro amico Kit, oggi parleremo nuovamente di supercar, oppure come è più comunemente conosciuta negli altri stati, Knight Rider, la serie anni 70 che vedeva protagonista Michael Knight, ex poliziotto, e poi in seguito a una disavventura, diciamo, è diventato una specie di agente segreto al servizio della fondazione per il rispetto della legge, e che soprattutto aveva come protagonista la famosa Kit, che era una supercar, diciamo, basata sulla Pontiac Trans Am, e che aveva come cervello appunto il nostro chiacchierone, come avete potuto sentire, amico Kit. Ciao Kit. Naturalmente. Ciao Kit. Cosa significa? In che senso? Ti sto salutando. Non è vero. Sì sì che è vero. Puoi ben dirlo. Oh, bene. Allora, come stai oggi? Ho bisogno di ulteriori informazioni per la mia banca dati. Va bene, allora mentre tu recuperi le tue informazioni sul tuo stato di salute, noi passiamo a supervisionare i fascicoli legati a questo invio. Allora, spostiamo il nostro amico momentaneamente da parte e cominciamo l'analisi dei fascicoli, a cominciare dal fascicolo 71, eccolo qua, fascicolo 71, che affronterà diciamo, l'esame e l'analisi dell'episodio 13 della stagione 3, intitolato Truffa all'ippodromo. Come vedete, abbiamo sempre le immagini degli episodi, alcuni focus sulla strumentazione di Kit con la spiegazione delle sue funzioni, i soliti riferimenti ai vari brani della colonna sonora di ogni episodio, sempre molto, diciamo, coadiuvati da delle hit del momento, dell'epoca ovviamente. Mi devi ancora $40, io non posso reggerti il gioco per sempre, Kit. Vedi, come vedete, Kit anche qui nella serie, con il mio qui nel telefono, è sempre a caccia di soldi. Ecco qui alcune nuove immagini sempre dell'episodio, e qui abbiamo di nuovo il primo, diciamo, il primo tutorial su carta di come procedere per l'installazione. Ovviamente, come vedete, avremo a che fare con la carrozzeria superiore, gli sportelli, come già abbiamo montato nella precedente, diciamo, parte, quindi se vogliamo non dovrebbe essere una cosa troppo complessa, perlomeno credo, poi vedremo man mano. Andiamo a dare un'occhiata veloce al 72, l'episodio in questione è il 14 della stagione 3, Coraggio Kit, prima parte. Le foto, come sapete, sono sempre molto scure qui sui fascicoli, quindi non sempre si apprezzano pienamente le immagini. Ecco qua, qui vediamo un Kit chiaramente in difficoltà. E di nuovo la parte del montaggio, questa volta sempre incentrata sul montaggio vero e proprio dello sportello. Questa è un po' una replica del, diciamo, della precedente fase di montaggio che abbiamo affrontato nello scorso video. Andiamo a vedere il fascicolo 73, dove possiamo vedere appunto l'episodio 15, stagione 3, Coraggio Kit, seconda parte. Questa volta le immagini sono un po' più chiare, quindi è possibile apprezzarle leggermente meglio. E ancora una volta affronteremo la diciamo, preparazione dello sportello. Vediamo il fascicolo 74, episodio 15, stagione 3, L'ancora di salvezza.
ecco qua, come vedete qui monteremo il bordo del vano motore, la nostra kit comincia a prendere veramente forma. E per ultimo vediamo il 75, dove parlerà l'episodio 16 stagione 3, un computer tra le spie. Come sempre viene, i fascicoli sono fatti sempre con lo stesso modo, quindi riportano sempre curiosità, riferimenti alla colonna sonora, le varie immagini dell'episodio, la spiegazione delle varie funzioni di kit, ancora immagini dell'episodio e ancora fase di montaggio, dove andremo a completare una parte, diciamo, del cofano, vedete? Ecco qua. Bene ragazzi, a questo punto io direi di rimetterci subito al lavoro. Che dici, Kit? Possiamo passare alla fase di montaggio? Sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico. No, ma lo faremo senza sbagliare nulla, tranquillo. Staremo a vedere. Bene, allora non perdiamo tempo e cominciamo Turbo Boost. Allora ragazzi, per questo fascicolo 71 la prima cosa che dobbiamo fare è identificare i cavi siglati con la lettera B come Bologna. Come vedete ne abbiamo due, uno più lungo e uno più corto, e sono praticamente gli interruttorini che andranno sulle portiere, vedete questi qua. Allora, visto che dovremmo lavorare in questa fase sulla portiera di sinistra, che è quella più vicina al punto dove escono i cavi, selezioneremo il cavo più corto, perché sicuramente avremo meno bisogno di spazio, no? Per arrivare sulla portiera, quindi quello più corto è sufficiente, e lo andiamo praticamente a staccare dal connettore facendo sempre molta attenzione, molta delicatezza nel farlo, ok? E poi lo andremo ad incastonare all'interno di una specie di porta interruttore. Allora, una volta smontato il cavetto, prendiamo questo copri interruttore che ci è stato fornito nelle uscite precedenti, dovreste averlo messo da parte, e lo dobbiamo andare a posizionare sopra l'interruttore. Allora, guardate come è rientrata la parte dove c'è questa letta con il foro per la vite, ok? Da quest'altra parte c'è una fessura che servirà per far entrare dentro il vero e proprio interruttore, che è questa parte qua mobile, ok? Dobbiamo semplicemente applicarcelo così, ok? Praticamente quando lo sportello chiuderà andrà a muovere così la levetta, che chiaramente dovrà essere libera di muoversi, e permetterà l'accensione e lo spegnimento delle luci dell'abitacolo, ok? Una volta fatto questo, prendiamo per la prima volta, ci mettiamo le mani sopra, il telaio superiore della vettura, questo qua, che ci è arrivato anche questo con le uscite precedenti. Come potete vedere, qui c'è un foro rettangolare, diciamo, vedete? Qui è dove andrà alloggiato appunto tutto il blocco che abbiamo messo insieme ora. Come va posizionato? Chiaramente questo vi si sfilerà, come succede anche a me, perché ancora non è diciamo tenuto fermo da nulla. Farete entrare tutto il cavetto nella fessura in questo modo, ok? E poi andrà posizionato così come vedete, con la linguetta da questo lato, ok? Lo andrete a posizionare in corrispondenza chiaramente del foro presente qui sopra il telaio, in maniera tale da poter fissare l'interruttore in maniera definitiva. Il fissaggio andrà fatto con una vite di tipo AM.
Allora, la parte successiva sarà quella di andare a posizionare lo sportello sinistro che abbiamo montato in precedenza. Io vi vorrei far vedere una cosa. Io personalmente ho sostituito la, diciamo, stoffa adesiva, chiamiamola, che era stata fornita in precedenza perché era tagliata in maniera molto approssimativa. Adesso vi faccio vedere, vedete? Il profilo ha quella specie di curva tagliata male, insomma, era un pezzo probabilmente difettoso, però non mi piaceva nemmeno molto come era, diciamo, realizzato a livello di tessuto. E io ho inserito un inserto fatto da me così, ricreato con della carta vellutata adesiva, che secondo me ha un effetto migliore a livello di impatto, diciamo, scenografico, se vogliamo. Forse leggermente più chiara, chiaramente, vedete? Però volendo si potrebbe trovare anche un pochino più scura. Io al momento, per velocizzare il montaggio, non ho ancora provveduto a cercarla, poi casomai ci metterò mano in seguito, oppure la scurirò magari con un po' di aerografo, adesso vediamo. Però comunque la trovo già così com'è migliore, soprattutto perché almeno non ne mancano dei pezzi, ok? Detto questo, procederemo all'inserimento della portiera sinistra sulla struttura del telaio. Ok, quindi praticamente andremo ad applicare lo sportello qui in posizione. Ok? Ora il passaggio successivo è appunto prendere la portiera, identificate la cerniera montata in precedenza sullo sportello, questa mobile, ve la ricordate, no? Poi la state vedendo comunque. Questa la dovremo posizionare inserendo i due fori, diciamo, rialzati, ok? In questi due fori più interni. Attenzione, non agganciateli a questi qua, perché questi sono quelli dove era presente il fermo del telaio per tenere il telaio in forma durante il trasporto, ok? Noi dovremmo operare su questi qua interni, tant'è vero che c'è anche un pernetto qui al centro vuoto, vedete il foro per il pernetto centrale, ok? Una volta agganciata andremo a mantenere le posizioni con due viti di tipo RM che dovrete recuperare dalle parti che vi sono state fornite in precedenza, quindi dovreste averle di scorta. Ok, l'accoppierete in questo modo, lo giriamo con, prestando attenzione a non rompere nulla, e poi andremo ad inserire le viti. Cercherò di farvi vedere un po' meglio la cosa. Ecco qua. Ovviamente, come sempre, non stringete al massimo, mantenete solo quel tanto necessario da tenere accoppiate le parti senza farle muovere. Andiamo ad inserire la seconda vite. Anche qui non arriviamo a fine corsa, ragazzi, eh? Andiamo prima a verificare che tutto sia allineato bene. Quando lo sportello è allineato, diciamo, correttamente, guardate il profilo, insomma, come spiana, controllate anche qui all'interno della fessura che il pezzo stia spianando bene, a questo punto potrete capovolgere il tutto e portare le viti a serraggio completo. Eccolo qua. Come vedete, dovreste vedere sporgere un pochino il perno centrale. Giriamo il modello. Il modello deve consentire l'apertura e la chiusura della porta senza difficoltà. Ok. Ora proseguiamo andando a montare quella che sarà la portiera destra. La prima cosa da fare è andare a inserire
la maniglia, che chiaramente non è funzionale ma è solo estetica, all'interno del suo alloggiamento. Come vedete c'è un foro centrale che sarà quello da utilizzare per la vite, e il foro spostato al lato, sul lato destro in questo caso, dove andrà il perno presente appunto qui sulla maniglia, eccola qua, vedete? Il perno più grande è quello delle vite, quell'altro è il perno che va ad inserire nel foro laterale. Quindi lo andiamo ad inserire appunto sulla portiera stessa. Eccolo qua. Poi utilizzando una vite di tipo AP la andiamo a serrare nella sua posizione finale. Quindi giriamo lo sportello e andiamo ad incastonare la vite nel suo foro. Vi ricordo sempre che quando operiamo sulla plastica, come in questo caso, dobbiamo avvitare lentamente. Questo per evitare di asportare troppo materiale che potrebbe far diventare il pezzo spanato. Ecco qua. Ora andremo ad inserire questa cerniera all'interno di questa scanalatura qua. La andremo semplicemente a posizionare dentro. Okay, orientatela secondo la direzione dove è presente chiaramente il foro. Poi prendiamo una vite di tipo QM e la andiamo a posizionare in maniera definitiva. Ecco qua, in questo modo, vedete? Ora procederemo ad assemblare lo specchietto retrovisore. Prendiamo le due parti che lo compongono e, prestando attenzione chiaramente al verso, andiamo ad inserirlo all'interno. Vi ricordo che c'è già questo pernetto per l'incastro, non dovrebbe essere necessaria la colla, ma se qualcuno di voi ha diciamo, problemi nel farlo tenere in posizione, potete anche usare un goccino di colla senza esagerare ovviamente. Spingiamo all'interno, non dovrebbe rompersi nulla, quindi possiamo prendere anche una certa decisione purché siate sicuri che il perno è centrato nel buco. Ecco qua. Provate anche a farlo cadere, come vedete tiene. E a questo punto lo andiamo ad inserire sullo sportello. Vedete che qui è presente questa struttura ad L, quella andrà fatta inserire qui nella carrozzeria. Ruotando leggermente lo specchio andrà a posizione. Facciamo vedere. Così. Ora lo andremo ad avvitare su questo foro presente da questa parte, ok? Per farlo utilizzeremo una vite di tipo GM. Eccolo qua. Bene, con questo possiamo passare al montaggio successivo, quello inerente al fascicolo 72, Turbo Boost. In questo fascicolo 72 lavoreremo più che altro sul posizionamento della cerniera, questa parte qua, sullo sportello destro. Ok, ci è stato fornito anche il vetro, ma diciamo i pezzi che servono per assemblarlo non li posizioneremo per il momento. Ok, quindi mettiamoli un attimo da parte. Recuperiamo la portiera di destra su cui abbiamo appena montato lo specchietto e andiamo ad inserire appunto la nuova cerniera. Ok.
Allora, come abbiamo fatto anche per lo sportello precedente, dobbiamo andare a vedere come è il verso di montaggio, ok? Praticamente la curva è questa della cerniera, dovremmo posizionarla in maniera che la parte più allungata sia rivolta verso l'esterno, in questo modo, ok? Chiaramente dovrà fare questo movimento all'interno. Ora, per mantenerla ferma in posizione, applichiamo quella placca metallica, esattamente come abbiamo fatto nello sportello precedente. Ecco qua, dovrei fare in modo che nei due fori, da una parte esca fuori il perno e dall'altra ci sia visibile il foro che servirà per inserire la vite. Vite che in questo caso è di tipo NM e adesso lo recupereremo. Qui potete abitare fino a fine corsa tranquillamente, dovete assicurarvi che il pezzo sia ben in posizione, perché è questo che farà in modo che lo sportello abbia una certa resistenza durante l'apertura, ok? Vedete? Ora, per concludere, diciamo, questa fase di montaggio del fascicolo 72, applichiamo questi adesivi che servono per non far graffiare il vetro durante il saliscendi, e andranno applicati su questo bordo qui dello sportello, ok? È un pochino ruvido, in questo modo, diciamo, si dovrebbe evitare possibili graffi. Andrà applicato fin dall'inizio qui del bordino, è composto da due parti, quindi andremo ad inserire prima questa parte e poi la successiva, cercando di andare il più dritto possibile. Chiaramente continueremo dal punto dove abbiamo terminato la prima. Ok. Bene ragazzi, con questo abbiamo terminato anche il fascicolo 72. Possiamo passare al 73, Turbo Boost. Allora, per il fascicolo 73 incominceremo a montare, diciamo, le parti adesive sulla parte interna dello sportello. Stavo vedendo che questo, diciamo, pezzo di finta moquette, se vogliamo chiamarlo così, o finto tessuto, è tagliato un pochino meglio rispetto a quello precedente dell'altro sportello, quindi quasi quasi io riutilizzerei questo e poi casomai vi faccio mandare il ricambio da Agostini per lo sportello sinistro e ci rimonto quello, ok? Anche perché così, diciamo, che il modello rimane un pochino più fedele come deve essere in origine. Ok, quindi provvediamo ad attaccare questa resina. È un'operazione un pochino difficoltosa, ovviamente, perché non è agevole lavorare con qualcosa che ti si attacca alle mani ad ogni movimento. Per di più farlo mentre bisogna registrare un video ancora più complesso. Ecco qua,
come potete vedere, questa volta il pezzo si posiziona un pochino meglio rispetto al precedente. Ok, una volta fatto questo possiamo procedere ad inserire quella che è considerata la base della maniglia interna, diciamo. Andrà inserita da questa parte, ok? In questo modo. Ora prendiamo questa parte, quella che farà da mascherina, diciamo, alla parte dell'apertura portiera, la giriamo e andiamo ad inserire dentro la maniglia vera e propria. La parte questa, diciamo, che presenta i perni, deve essere la parte che rimane verso la parte interna, qui dove vedete stampigliata la R, per capirci. Quindi i perni dovranno rimanere un pochino diciamo sopraelevati, perché poi andranno a posizionarsi qua sopra in questo modo, vedete? In pratica, vedendolo da qui, è così. Ora recuperiamo il pannello dello sportello, posizioniamo il pezzo. Così, in questo modo. Useremo una vite di tipo BP per tenerlo fermo. Ecco qua. Ora recuperiamo questa modulatura che è stata così ben protetta all'interno di questa scatolina, diciamo, di Lexan, forse? Vabbè, diciamo che comunque c'è tutta mondezza alla fine, e la andiamo ad applicare sopra lo sportello. Fate molta attenzione perché i perni devono inserirsi nei propri fori, ok? Usate anche l'unghia se necessario, perché si devono inserire bene dentro i perni, eh? Ecco, ok, in questo modo. Ora applicheremo il pezzo di tessuto più scuro, questo fatto così. Anche in questo caso cerchiamo di essere il più precisi possibile nello stenderlo. Eccolo qui, ragazzi, chiaramente questa non è una fase che vi ho fatto vedere nel dettaglio, ma comunque la dovete fare praticamente voi, posizionandovi il più preciso possibile sul bordino questo qui, no? E verificando sempre che rimanga da poter coprire anche la parte finale, quindi applicatelo piano piano e fatelo spianare. Non è difficile, richiede solo un po' di pazienza. Questo è il risultato finale che dovete ottenere. Adesso possiamo andare ad applicare il maniglione, diciamo, no? Questo qua. Questo semplicemente andrà posizionato in questo modo. Come ho spiegato anche nel video precedente, riguardava l'altro sportello, ok? E si dovrà bloccare usando le viti di tipo BP. Ecco qua. Bene, ora recuperiamo gli ingranaggi dell'alzavetro e procediamo ad assemblarli sul pannello. Prima questa che ha la ghiera d'entrata rialzata e andrà posizionata qui sopra.
questo modo, poi la rondella dentata piatta che andrà sul perno centrale. Come vedete, se già in questo caso se io muovo questa tende a muoversi quest'altra, ok? E poi per ultimo andrà il leveraggio vero e proprio. Ok, adesso le fermiamo in posizione usando le tre viti tipo DP. Ovviamente verificate sempre dopo il montaggio che tutto giri correttamente. Se non dovesse girare correttamente, rismontatele, provate magari a girare al contrario questa centrale, riposizionatene una alla volta e dovrebbe andare a posto. Vedete? Si deve ottenere questo movimento. Ovviamente i dentini non sono molto marcati, quindi qualche volta zumpano un pochino la presa, però non dovrebbe essere un problema, perché tanto poi alla fine non credo che utilizzeremo molto spesso l'alzo dei vetri, ok? Bene, ora andiamo a posizionare il cristallo, chiamiamolo così, ma è plastico ovviamente, sopra il pannellino. Allora, qui sopra il vetro ci sono due scanalature, una qua e una qua. Andranno posizionate chiaramente in corrispondenza di queste guide, vedete? Mentre il foro, questo fatto un pochino ad L se vogliamo, dovrà combaciare con il perno del leveraggio che permette di alzare il vetro. Quindi poggiamolo sopra delicatamente, ecco qua, in questo modo. Vi ricordo che chiaramente la curvatura deve essere ad andare verso l'esterno, in questo caso così, perché questa è la parte del vetro che rimarrà interna così alla portiera, ok? Una volta che avete posizionato il vetro, prendete una vite di tipo DP e andiamo a fermare il vetro in posizione. Ovviamente non stringetelo troppo e vi consiglio di non andare nemmeno proprio a fine corsa, perché comunque serve solo per non far uscire, diciamo, il vetro dalla sede del meccanismo. Però se la stringete troppo rischiate di crepare la parte di plastica che compone il vetro, ok? Quindi non esagerate, tanto anche se c'è un po' di oscillazione non fa niente, ragazzi, ok? Ok, chiaramente poi se usate il meccanismo dovrà essere possibile alzare e abbassare il vetro in questo modo. Okay. Ora recuperiamo la parte metallica dello sportello e ci andiamo ad accoppiare il pannello interno. Ovviamente dovete far corrispondere i fori presenti qui sul bordo, vedete? Sono 6 fori. Due sono presenti davanti, tre sotto, anzi, e un altro quell'estremità. E per chiudere tutto utilizzeremo 6 viti di tipo AM, quindi per il metallo. E vi consiglio in questo caso di lubrificare con un po' di WD-40 o svitolo, quello che avete, in maniera tale da rendervi più facile l'operazione.
ecco qua. Questo è il risultato finale di questo fascicolo. Ovviamente faremo la prova per vedere se il vetro si alza e si abbassa correttamente. E a questo punto direi che possiamo passare direttamente al fascicolo 74 Turbo Boost. Bene, iniziamo il fascicolo 74 scollegando di nuovo il cavetto B, quello, il secondo cavetto B, quello che contiene sempre il micro switch che andrà sulla portiera. Questo qua, ok? Poi prendiamo il copro interruttore, come abbiamo fatto nel passaggio precedente, ci posizioniamo all'interno il micro switch. In questo modo, ok? Adesso lo andiamo ad applicare sopra il telaio. Anche in questo caso, come vedete, sul telaio c'è questo foro rettangolare, ok? Vi faremo passare all'interno il cavo e inseriamo tutto il micro switch insieme alla sua copertura. Ora ovviamente andremo a mettere in sicurezza con una vite AM il copro interruttore e l'interruttore stesso. A questo punto siamo pronti per assemblare anche la seconda portiera, quella del lato destro. Come abbiamo fatto in precedenza, anche in questo caso dovremo agganciare la cerniera, questa qui, ok? Verificate ancora una volta che si possa muoversi liberamente. Ovviamente deve offrire una certa resistenza dovuta a quella plichetta metallica che fa da molla, ok? E lo andiamo ad inserire, come vi ho spiegato in precedenza, su questi tre fori qui. Non fate l'errore di metterlo su questi più esterni, ma su questi centrali, dove è il terzo foro per alloggiare anche il pernetto presente sulla cerniera, appunto. Una volta che siete assicurati che tutto spiana correttamente, prendete il cacciavite con la sua vite di tipo, abbiamo detto, RM, e andiamo a bloccare la cerniera in posizione. Ovviamente dovete avvitare dalla parte interna. Quindi dovete girare il modello, fate attenzione alla portiera già montata, ovviamente. Ecco qua. Ovviamente poi verificate sempre che sia inserito correttamente, doversi aprire e chiudere senza difficoltà. Ecco, alla fine del fascicolo 74 in pratica ci ritroveremo con le due portiere fissate alla carrozzeria di kit. A questo punto possiamo passare al fascicolo 75 Turbo Boost. Ecco qua ragazzi, ci apprestiamo a cominciare l'assemblaggio della fase 75, quindi delle parti allegate al fascicolo 75. Come vedete abbiamo una miriade di piccoli pezzettini più le varie vitarelle che serviranno per finire l'assemblaggio del cofano. Finalmente rimettiamo mano alla croce delizia delle prime puntate. Croce delizia perché vi ricordo che molti avevano trovato il cofano rovinato, quindi che presentava delle imperfezioni, eccetera. Io sono riuscito, dopo vari tentativi, anche recuperati tramite edicola, a prenderne uno abbastanza buono, che non c'ha molti difetti. Ecco, l'unico difetto che c'è è che attira molto la polvere. Aspettare, vedo se riesco a pulirlo un pochino meglio. Eccolo qua. Ok, prima di cominciare vi ricordo che le parti allegate
al fascicolo 74, ovvero questa qui, che sarebbe, anche se si vede un po', ecco, adesso ho stretto il campo, devo vedere un po' meglio, per questa variante sarebbe la cornice che bloccherà il vano motore. Per il momento non dobbiamo metterla, quindi tenetela da parte. Allora, cominciamo con il cofano, lo ribaltiamo ovviamente. Eccolo qua. Praticamente andremo a continuare il montaggio dei vari leveraggi. Allora, recuperiamo questa parte qua, il pezzo identificato con la sigla 75C, e guardando il cofano da questa parte, ok, lo andremo, chiaramente girato, quindi nella parte, diciamo, interna del cofano, andrà posizionato qui sul suo lato sinistro, ok? Ovviamente questa linguetta con questo dentino qui andrà verso l'esterno, ok? Quindi lo mettiamo sopra. Scusate, non è facile posizionare le cose con queste parti nere mentre le devo riprendere a video, quindi vado leggermente fuori fuoco. Allora, ecco qua, lo posizioniamo, poi prendiamo le viti DM e le iniziamo a diciamo, posizionare. Faremo lo stesso anche con la seconda vite, ovviamente. Ecco qua, in questo modo. Ora andremo ad applicarci i vari leveraggi, ovvero queste due parti qua, analogamente a come abbiamo fatto con l'inizio, quando abbiamo assemblato il cofano per la prima volta, ok? In particolare questa più lunga è la parte 75A e questa più corta è la 75B. Cominciamo dalla 75B, che andrà a posizionarsi sul primo foro qua. Adesso lo faccio vedere sul primo foro qua, analogamente a come abbiamo fatto su questa parte qui, vedete? Per farlo prendiamo una vite di tipo CM e andiamo ad applicarla. Io vi consiglio, come sempre in questi casi, magari di farvi prima la filettatura sul foro, in maniera tale da avere meno difficoltà. Quindi bagnate la vite nell'olio e poi procedete. Appena avete fatto la filettatura qui nel foro, potete prendere il pezzo, lo applicate con questa parte più, diciamo, obliqua sopra e procederete ad assemblarlo insieme con la vite. Ecco qua, anche in questo caso vi dico di non stringere troppo, perché comunque deve essere possibile muovere il leveraggio senza che questo faccia troppa resistenza, altrimenti potrebbe anche rompersi qualcosa. Poi, se dovesse servire, stringeremo le viti quando il cofano sarà completamente assemblato, non prima. Ora facciamo la stessa cosa per posizionare la parte più lunga, ovvero il pezzo 75A. Questa volta andremo ad inserire il pezzo su questo foro qui, ok? Quindi io vi consiglio come sempre di filettarlo prima e poi di procedere al montaggio della parte. Io in questo caso, per accelerare un po', l'ho già filettato. Ci posizioniamo il pezzo orientato, come vedete, la tacchetta deve essere verso il basso.
Ecco qua. Anche in questo caso deve potersi muovere, quindi magari non stringete troppo, eh? Faremo gli opportuni diciamo aggiustamenti dopo che avremo montato il cofano, in maniera da vedere se quando lo alziamo crea troppa resistenza. E questi levelaggi comunque sono molto delicati, quindi se dovessero forzare potrebbe rompersi qualcosa. Bene, ora procederemo a montare questa parte dell'ammortizzatorino del cofano. Questo andrà assemblato in pratica su questa staffettina qui, su questa linguetta, vedete? Certo è tutto nero, non si vede un granché. Il brutto di questa collezione è proprio che spiegare le cose a video diventa complicato. Comunque questa qui, vedete? Andrà applicato qui con delle viti di tipo OP che sono fornite proprio nel pacchettino insieme a questi ammortizzatorini. Chiaramente sono parti in plastica, quindi prestate attenzione mentre avvitate. Ecco qua, così. Poi prendete il pezzo 75E, questo, che è marcato con la lettera R, e ci andremo ad assemblare questa specie di staffettina, ok? Inserendola, come vi faccio vedere che qui è tutto nero, aspettate, spostiamo un po' più il cofano, ecco qua, inserendola qui. Per farlo useremo una vite di tipo CM. Anche qui non stringete troppo, lasciate in modo che sia mobile. Bene, ora prendiamo il cofano e alziamo i leveraggi, sempre dal lato destro, diciamo, no? In questo modo prendiamo il pezzo che abbiamo appena montato ora, lo giriamo in modo che la staffa del pistoncino sia rivolta verso il basso e inseriamo questa diciamo staffa dentro il pistone. In questo modo. Poi adesso dovremo accoppiare anche queste altre staffe. Questa dietro andrà a posizionarsi qui, mentre quella davanti aggancerà la linguetta posizionata sul lato frontale. Aspettate, cerco di farvelo vedere. Ecco qua, questa qua. Ok? In questo modo. Per farlo useremo due viti di tipo CM. Ecco qua, in questo modo. Ovviamente qui dentro la staffetta rimarrà interna, perché dovrei fare la controprova che deve essere possibile spianare il tutto in questo modo. Non deve fare troppa resistenza, deve essere un movimento rigido ma fluido. Ora replichiamo le stesse operazioni ma dall'altro lato. Ok, quindi passiamo da quello che sarà il lato sinistro della vettura. Ecco qua.
Ora applichiamo il secondo pistoncino, sempre come abbiamo fatto in precedenza, utilizzando una vite CM. Io l'ho già puntata. Ecco qua, anche in questo caso non stringetela troppo, perché deve essere in grado di muoversi abbastanza liberamente. Trovate voi la giusta misura, deve essere in grado di resistere un pochino aperta, diciamo, però non deve essere impossibile muoverla. Poi comunque si potrà sempre registrare in seguito, eh? Comunque sono pezzi che rimangono un pochino accessibili. Fatto questo, recuperiamo il cofano e andiamo ad applicare dentro il suo pistone, quindi dentro questa parte qua, qui così. Poi, come abbiamo fatto in precedenza, andremo ad agganciare i vari leveraggi ai propri punti di ancoraggio, così come abbiamo visto appunto prima. Ok, quindi quella corta da questa parte e quella lunga qui avanti. Ecco qua, anche in questo caso il movimento deve essere abbastanza fluido, ok? Bene ragazzi, con questo abbiamo concluso anche le fasi di montaggio per quanto riguarda il fascicolo 75. Rimangono ancora questi due pezzi, che però verranno usati nelle prossime fasi. Stessa cosa per questo pacchetto di viti, conservateli in un luogo sicuro dove le possiate ritrovare. E non ci resta a questo punto che concludere, ma prima di farlo io vi voglio ricordare di iscrivervi al canale premendo sul tasto iscriviti e attivando la campanella, perché solo in questo modo verrete avvisati ogni qualvolta io pubblico un video. Inoltre vi ricordo che l'iscrizione al canale è il metodo che YouTube poi usa per valutare se certi contenuti possono essere di interesse anche per altre persone, unitamente al fatto di mettere il like al video. Quindi se voi non mettete il like al video e non vi iscrivete, probabilmente questi video li vedremo in pochi e saranno di utilità per poche persone. Inoltre questo è il metodo usato da YouTube per far progredire in avanti i canali, quindi per valutarli sempre di più. Per questo io vi chiedo di farlo in maniera tale da poter andare avanti e poter portare anche altre collezioni qui sul canale, d'accordo? Quindi non dimenticatelo, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Altra cosa che vi vorrei ricordare è di visitare la mia pagina Facebook, l'Andrew Riker Channel, quindi non la pagina personale Andrew Riker, ma la pagina del canale Andrew Riker Channel, di cui il link trovate in descrizione, e lì potete mettere un like per far vedere che vi piace questo canale. Vi ricordo anche di visitare i profili Instagram e Twitter e di iscrivervi anche a quelli, dove lì troverete anche contenuti diversi di vario genere, che però sono sempre inerenti più o meno alle cose che porto sul canale, ma vi sono pubblicati anche alcune cose che qui magari non arrivano in formato video, quindi iscrivetevi anche lì perché troverete delle cose interessanti. Bene ragazzi, detto questo possiamo richiamare il nostro amico Kit, che abbiamo tenuto silenziato per tutta la durata della, diciamo, del montaggio, ma d'altronde con lui è un po' complicato fare le cose. Ecco qua. Allora Kit, che ne dici? Ci hai osservato mentre facevamo il montaggio? Sei soddisfatto? Sicuro di non avere niente di meglio da fare. Ecco sì, in effetti adesso avrei da fare, anche se non di meglio, ma comunque avrei da fare. Ma tu che mi dici? Ah, ho capito, cioè, sei sempre il solito criticone. Bene, in questo caso allora salutiamo i nostri amici. Questa storia già non mi piace. Ma tu non vuoi fare proprio niente allora? Oh no. Bene amici, dopo questa affermazione di Kit io vi saluto a tutti e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti. Cosa significa? Che andiamo tutti a mangiare o a fare altre cose. Eh già, per quello abbiamo bisogno di mangiare. Ciao a tutti. Ciao Kit. Ciao amico. Questa è la voce del computer che governa questa macchina. Sigla internazionale KITT, Knight Industries 2000. Kit, se preferisci.
Ciao a tutti, al prossimo video. Ciao, amico.